Buongiorno, come va ragazzi? Tutto bene? Da un po' che non faccio video, l'ultimo è stato per i miei 6 mesi di transizione, adesso sono nell'ottavo mese, verso la metà dell'ottavo mese per essere precisa. Come vedete va tutto bene, anche come dire, anche il morale è molto alto ultimamente perché vi ho già parlato del fatto che avevo trovato l'amore e diciamo che è veramente l'amore della mia vita, la mia anima gemella, è qualcosa di fantastico, davvero. E sono ultra felice con lei. questo è una cosa che ti cambia la vita. Quindi, dato che ultimamente non riesco a pensare ad altro che a lei, il video lo farò sull'anima gemella, sull'amore in generale e su tutto quello che è correlato, ecco. Se vedete con lo sguardo un po' strano, un occhio semichiuso perché ho una congiuntivite, purtroppo. infatti non utilizzo più l'eyeliner finché non mi passa e quindi mi si è gonfiata un po' la palpebra, però sta sparendo pian pianino. Insomma, se mi vedete così è un po' è normale, non preoccupatevi, ok? Non è un effetto secondario degli ormoni, tutto a posto. Comunque, volevo iniziare questo video scusandomi, perché ogni tanto magari tendo ad essere un po' fredda con le persone che non conosco, un po' diffidente, ecco. Diciamo a rifiutare anche un po' il dialogo. Io, cioè, di natura non sono una persona che chatta molto. Chatto molto con la mia ragazza perché non sto a modo per stare insieme, ma se no, non sono mai stata una che chatta particolarmente, ecco. Insomma, se dovessi chattare con tutte le persone che mi contattano, sarei qua tutto il giorno. Insomma, mi dispiace, quindi se non riesco a stare dietro tanto ai messaggi che mi arrivano, non è per cattiveria, è così. Poi certe volte, come dicevo, sono un po' freddina. Soprattutto quando capisco che c'è un determinato interesse nei miei confronti, oppure quando una persona che io non conosco inizia subito con lodare le mie foto, ok, un po' mi fa piacere, ma un po' mi mette in guardia la cosa, ecco. Perciò, ecco, non è per fare la stronza, però certe cose non mi mettono veramente molta fiducia nelle persone. Cioè, certi messaggi che leggo tendono piuttosto a farmi nascere qualche sospetto, quindi tendo ad accettare sempre meno amicizie e a non stare troppo dietro a tutti i messaggi privati che mi arrivano. Scusatemi, ma è così. Poi ultimamente mi sono presa un bellissimo smartphone e in pratica con questo qua mi vedete praticamente sempre connessa online, ma è perché lo lasciamo sempre connesso a Facebook, ma non vuol dire che posso sempre chattare o leggere messaggi, rispondere. Certe volte sono a lavorare, certe volte faccio anche un affitterato di cavoli miei, ecco.
Quindi mi dispiace così. Sono un po' rincoglionita perché sono tornata poco fa dal lavoro. Non so, è un clima un po' strano. Stamattina si crepava di freddo, poi adesso fa un caldo incredibile. Questa cosa mi uccide. Comunque, vediamo. Quindi, parlando dell'anima gemella, questo non è di certo la prima volta che mi innamoro, però è la prima volta che mi innamoro in questo modo. È una cosa che ci fa venire dubbi, perché fino a questo momento conoscevo la persona. Vedevo che avevamo degli interessi in comune, da lì nasceva una certa sintonia, da lì nasceva l'interesse per la persona, e la relazione reciproca. Reciproca o meno, dipende dalle volte. È una cosa che, diciamo, si sviluppava, ma partiva appunto da cose che avevamo in comune, ma interessi proprio, hobby, cose di questo tipo, ecco. E invece con la mia fidanzata adesso è stata una cosa che è stata una cosa subito, cioè una cosa che mi ha colpito subito. Io faccio parte di un gruppo di ragazze belle, dove più o meno ci conosciamo un po' tutte, diciamo quelle che frequentano di solito il gruppo, e un giorno arriva questa nuova ragazza me ne accorgo perché ha scritto due cose, ma proprio parlava poco. Ha scritto due cose in chat e non so, un po' il suo nickname che ha, un po' il nickname che ha su Facebook, un po' il modo in cui ha scritto. Sono subito stata, non so, incuriosita, attratta. C'era qualcosa di particolare. Quindi sono andata a vedere un po' il suo profilo e non essendo amica potevo vedere quel che potevo vedere, però giusto la home page, diciamo, e non so, mi faceva un'impressione, cioè c'era qualcosa veramente che mi colpiva in questa ragazza. Non sapevo dire cosa, non ci avevo neanche parlato in chat, niente, zero di zero. C'era qualcosa. Poco dopo mi arriva la sua richiesta d'amicizia, che ho accettato subito. Sì, io non sono una che va così che si mette a chattare con la gente così in modo automatico. Se capita l'occasione, magari nella chat di gruppo, di scambiare qualche parola, di fare amicizia, lo faccio, però non sono una che va a iniziare un discorso perché vede una persona online, no? Se non ho niente da dire, insomma. Per qualche giorno niente, siamo rimaste così, cioè amiche su Facebook, però non ci sono, non siamo mai parlate. Però ci pensavo ogni volta che la vedevo fra le mie amicizie, ci pensavo, c'era qualcosa che mi attraeva. Poi un giorno, cioè un giorno, una sera, lei per motivi personali,
non stava tanto bene, aveva bisogno di parlare con qualcuno. E fra tutte le persone con cui poteva parlare, cioè lei ha molti più amici su Facebook di me, ma molti di più. Cioè, mi ha contattato a me. Non riuscivo a farmene una ragione, non riuscivo a capire perché io, fra tutte queste persone, parlando con lei, ho capito che avevo visto giusto in questa persona, ho capito che era una persona per me incredibile. Che già in un certo senso io ero con la mente persa per lei. Già dal primo momento mi ero persa, da quando proprio l'ho vista iscriversi al gruppo. Era rimasto un chiodo fisso questa ragazza così sconosciuta che per un motivo che mi sfuggeva mi attraeva in questo modo. Quando ho iniziato a parlare con lei, ho visto le cose che scriveva, ho visto che io e lei avevamo molta affinità, cioè una cosa veramente naturale, che ho visto che lei anche ha lo stesso modo di amare mio. Scusate, guardo perché mi è arrivato un messaggio suo, non voglio. Perché sta. Mi ha scritto amore mio, mi manchi. Scusate un attimo. No, non sì. Dai. Vi faccio partecipare un po'. Cosa le scrivo? Io la adoro, vi giuro che la adoro, la amo da impazzire. Sì, poverina, oggi sta male, pure. Quindi adesso voleva riposarsi, ma si vede che non riesce a trovare sonno. Scusate, mi ha 2 secondi, perché se fermo il video poi devo fare tutto un montaggio e non mi va. Non c'ho voglia. Oggi non c'ho voglia di fare niente. È così, ecco. Amore mio, anche tu mi manchi. Non riesci a trovare sonno? Poverina, cavoli, dove me. Oh, se anche non riesci a riposare, è un casino. Ok, è un amore. Comunque, quindi stavo dicendo che quando ho iniziato a parlare con lei, che ho visto che proprio eravamo spiriti affini, ho capito che avevo visto giusto in questa ragazza. E da lì proprio ho iniziato a pensarci. Inizialmente chattavamo, poi ci siamo scambiate i numeri di abbastanza in fretta, ci siamo scambiati i numeri di cellulare. All'inizio ci scrivevamo poco, poi abbiamo iniziato a scriverci di più. Un giorno abbiamo iniziato a scriverci di più ed era tipo una cosa, una forza inarrestabile. Cioè, come se io e lei insieme era una cosa, diciamo, se credete al destino, era una cosa predestinata. Era scritto, era qualcosa che doveva assolutamente, assolutamente succedere. Anche se io, dopo, diciamo, i recenti
i recenti problemi di cuore che ho avuto, ero abbastanza restia a buttarmi così a capofitto in un'altra storia, anche perché nello stesso momento c'era un'altra persona che inizialmente pensavo mi piacesse, ma poi mi sono resa conto che proprio non avevamo niente in comune e che non era proprio il tipo giusto per me. Quindi naturalmente tendevo ad essere un po', come dire, a non volere subito buttarmi così a capofitto, però con lei era impossibile. Era impossibile, era un'attrazione troppo forte, era qualcosa di naturale, qualcosa che andava avanti fuori dal mio controllo. Cioè, la mia mente poteva cercare di pensare una cosa, ma era il mio cuore che andava avanti, che mi guidava. Non potevo proprio fare a meno di avvicinarmi sempre più a lei, avevo bisogno di essere sempre più vicina a lei e di conoscerla meglio, di parlare con lei, di stare con lei. Era qualcosa di inarrestabile. Di inarrestabile. È la stessa cosa parlando poi con lei, la stessa cosa era per lei, la stessa cosa è successa a lei. E così, dopo pochi, non so, forse una settimana, 2, 10 giorni, non lo so, ci siamo messi insieme perché eravamo anime gemelle, l'abbiamo capito, che siamo anime gemelle, che sia l'una che l'altra non avevamo mai provato una cosa del genere. Ed è meraviglioso, cavoli, è meraviglioso. Anche se lei è distante, anche se ci sono mille casini che dobbiamo superare, non è questo che ci fermerà, perché semplicemente non possiamo più, non possiamo immaginarci con un'altra persona. Impossibile, fuori dal mondo. Da quando è entrata lei nella mia vita, prima c'erano altre ragazze che mi interessavano. È entrata lei, ha fatto una tabula rasa. Cioè, nel momento in cui proprio mi è entrata dentro, io ho perso interesse in tutte le altre ragazze. È una cosa incredibile, non mi è mai successa, mai. A questo punto mi chiedo se veramente sia mai stata innamorata in vita mia. Eppure, una bellissima storia d'amore, in passato l'ho vissuta, però non era così. Non era così. Ecco, e voi, l'anima gemella, l'avete trovata, la state ancora cercando? Ci credete? Non ci credete? Che mi dite di voi? Comunque, parlando un po' d'altro, però sempre rimanendo sul tema dell'amore, devo dire che sono contenta di entrare in questi gruppi per ragazze omosessuali,
e di vedere che c'è tanta gente che ama. Sono davvero felice. Sono ragazze che amano, nonostante ci siano mille difficoltà, perché ovviamente l'orientamento sessuale difficilmente viene accettato in primis dai genitori. Allora, finché sono sotto, diciamo, la loro custodia, finché dipendono da loro, spesso non riescono neanche a parlarne con loro, non riescono a affrontare l'argomento, vivono la loro sessualità, vivono il loro amore in segreto, nascondendo tutto quanto. E quelle che invece hanno provato a parlarne con i genitori, per la maggior parte si sono sentite dire delle cose che poi le hanno fatte veramente sentire da schifo, insomma, le hanno fatte sentire in colpa. Cavoli. Sapete, io stupidamente proprio pensavo, essendo transessuale io, pensavo che noi ce l'avessimo più dura rispetto alle persone omosessuali. Pensavo che ci fosse più transfobia, più difficoltà a parlare di queste cose, più difficoltà ad essere accettati, più difficoltà a confrontarsi con i genitori sull'argomento. Pensavo che l'omosessualità è, in fondo, poco per volta stava iniziando ad essere vista come una cosa come tutte le altre, un orientamento sessuale, punto e basta, nulla di stravagante. Pensavo che la cosa ormai nella società pian pianino stesse entrando nel cervello della gente, e forse un pochettino è così, però lo stesso, quando si tratta di un familiare, quando si tratta di una figlia, di un figlio, o di un parente stretto, subito scattano quei meccanismi della vergogna, come se ci fosse qualcosa da vergognarsi, ad amare. Cioè, non so io, ma certe cose non le capisco. Non riesco a capire. Io adesso che frequento questi gruppi, cioè, vedo tante ragazze che si amano con cuore, una cosa bellissima da vedere. E l'amore è una cosa preziosa. Perché ostacolarlo in questo modo? Perché vostra figlia non vivrà la vita, l'ideale di vita che voi avete, perché la vostra figlia magari non sposerà un bel ragazzo, magari non avrà dei bambini, non è detto, può darsi che ce li abbia adesso qui, con i metodi che ci sono adesso. Ma che senso ha tutto ciò? Cioè, preferite che vostra figlia viva la vita che volete che viva e sia infelice per sempre? E viva? Ma perché? Cioè, l'omosessualità non è una condanna a morte, eh? Vostra figlia sarà felicissima di trovare una persona del suo stesso sesso da amare con tutto il cuore e di trascorrere una vita felice con lei. Perché impedirglielo? Cioè, perché spingerla ad essere la persona che non è?
Non so. È una cosa tremenda per me. Una cosa tremenda. Allora, da una parte sono così felice di vedere questa gente che comunque, queste ragazze che comunque riescono con difficoltà, però, con tutti, in gran segreto e con tutti i casini che volete, ma riescono comunque a vivere i loro sentimenti. La cosa mi fa molto piacere. E da un'altra parte sono veramente ma schifata nel vedere queste cose. C'è così tanto odio in questo mondo. Se nasce un po' d'amore lo dobbiamo distruggere. Dai, pensateci, vi prego. Comunque, non voglio neanche diventare troppo pesante. Ecco. È che io lo so che prima o poi, non vi spiego, praticamente la mia ragazza è nella stessa situazione. I suoi, cioè con i suoi non ne può parlare di queste cose. I suoi lo sanno che è lesbica. Però, non sanno di me, per esempio, sperano che sia solo una fase, ecco, sempre le stesse cose, sempre le solite menate, conoscete bene anche voi. Insomma, lei non può, con i suoi non può parlare di questo, sa benissimo che un giorno dovrà affrontare una cosa. Un giorno dovremmo affrontare una cosa perché non ti lascerò sola, ma mai, in quei momenti ancora meno. E quindi anche se so che ce la faremo, sono sicura che se c'è un minimo, se i suoi provano un minimo di amore per lei, capiranno che la sua felicità è questa e non è ciò che loro si erano immaginati come vita ideale per lei. Ecco. Quindi penso che ce la potremo fare, ce la potremo fare a non avere questa rottura con i suoi genitori, perché secondo me è una cosa importante. Cioè, cosa? Una deve per forza, una ragazza lesba per forza deve decidere fra la famiglia e la propria ragazza? No, cavoli, dai, non possiamo arrivare a questi livelli. Comunque sono sicura che qualcosa sta cambiando. C'è ancora molta ignoranza, c'è ancora molto odio, c'è ancora gente che viene picchiata solo per il fatto di essere lesbica o di essere gay. Ed è una cosa atroce. Però c'è molta più volontà da parte nostra, molta più volontà di riuscire a liberarci da questa. Da questo meccanismo maledetto che vorrebbe costringerci al silenzio, considerando il nostro modo di amare sporco. Ma vi rendete conto? Vedo sempre più manifestazioni, non dico Pride, sì, vedo anche sempre più Pride, però anche altri tipi di manifestazioni per informare la gente, per sensibilizzare la gente. Purtroppo spesso la gente che va a quelle manifestazioni sono o a quelle, diciamo, a quei seminari, quegli eventi, sono già sensibilizzate.
sono quelle che dovrebbero andarci, che non sanno ben niente, puntano il dito e giudicano cose che non conoscono, che dovrebbero andarci. Ma quelli come li ci porti lì? Dandogli una botta in testa? Si può provare. Può essere una soluzione. Però sarebbe da fare veramente a livello nazionale una campagna con, scusate il termine, ma con i controcoglioni. Sarebbe da fare una cosa del genere, ma chi la farà? Mai nessuno. Mai nessuno la farà. Qua in Italia chi? Chi? Perderemmo troppi voti. Già. E forse non ne guadagnerebbero abbastanza. Ah, che schifo. Questa cosa è veramente è una schifezza. Leggevo prima, in Finlandia c'è stato, la Chiesa Cattolica ha girato uno spot che non ho ancora visto, dopo avrei voglia di andarmelo a cercare se riesco a trovarlo. Ha girato uno spot con contenuti omofobi e c'è stato uno sbattezzamento di massa. Ma non succederebbe mai una cosa del genere qua. Mai. Però una cosa mi ha fatto veramente piacere. Gente sincera, c'è. C'è. Un'altra cosa che mi ha fatto piacere è quello che sta facendo François Hollande in Francia. Questa è una cosa bella. Che abbia deciso di rendere legali i matrimoni omosessuali e l'adozione da parte di coppie omosessuali. Io, avendo ancora doppia cittadinanza, francese e italiana, dovrei poter sposarmi in Francia con la mia ragazza. Questa è una cosa bella. Sì, perché, ok, per adesso, per la legge, sono ancora un uomo, yay! Si vede la mia barba. No, dai, per la legge, però non sono ancora, finché non vengo operata quindi per assurdo adesso come adesso potrei sposarmi con la mia ragazza senza problemi, però io non mi voglio sposare da maschio, no no no, mai e poi mai. Sarò sua moglie, non sarò suo marito. E anche lei vuole che sia così. Sì, perché adesso, cioè, avere una relazione così, cioè, provare un amore così forte ti portava ad avere una relazione che ti fa. Ti cambia il modo di vedere le cose. Cioè, non è più, come dire, non pensi più io. Pensi noi, questo cambia moltissime cose. Esatto, per esempio c'è una cosa che prima, essendo sola, avevo detto mai, mai, mai lo farò, che è praticamente mettere da parte il mio seme
per un'eventuale fecondazione assistita. Avrei detto mai, mai, io non diventerò mai padre di una, perché sarei considerata padre in questo caso, non diventerò mai padre di nessuno. Però adesso lo so ancora, non so nemmeno se esce qualcosa da lì. Da quando ho iniziato la terapia, non so, proprio non esiste più, però quindi non so se, diciamo, sono ancora in grado di procreare, se sono ancora fertile, non lo so, non ne ho idea. Dovrei informarmi. Però l'altra volta, se parlavo con la mia ragazza, la mia fidanzata, futura sposa, lei ovviamente per adesso non ha voglia di avere figli, forse non avrà mai voglia perché è una cosa che un po', sì, non, diciamo che non la, non, come dire, cavoli, sì, non è molto esaltata l'idea di diventare madre, ecco. quindi non è detto che un giorno voglia esserlo, però se ne parlava. Lei mi diceva che se un giorno desiderasse un bambino, voleva che avesse i miei geni, la capisco benissimo, la capisco bene, la capisco bene, e accetterò, se posso ancora farlo, accetterò. Adesso a breve devo vedere di nuovo l'endocrinologo e gli chiederò questa cosa. Gli chiederò questa cosa perché è importante. È importante. Lei vuole un bambino che sia mio e suo, che sia nostro. Cioè lo vuole con i miei geni, non lo vuole con i geni di qualcuno che non conosce o anche di qualcuno che conosce, ma lo vuole con i miei geni. Questa è una cosa che considero bellissima, grazie amore, però non so se lo posso ancora fare. Chissà, forse sì. Dai, niente, adesso direi che vi lascio perché il video arriva quasi a 40 minuti. Questo video l'ho fatto perché una mia amica Angie ha detto che controlla sempre se faccio nuovi video e mi esortava a farne un altro. Quindi ecco qua, ho fatto questo video un po' dicendo tutte le cose che mi passavano per la testa, tutte le cose a cui vengo, diciamo, confrontata ultimamente, i miei pensieri. Spero che vi sia piaciuto, o almeno che vi abbia svagato un po', ecco, vi abbia divertito. E scusatemi se mi vedete un po' stanca, però come dicevo, il lavoro ultimamente è un po' pesantuccio, ecco. Adesso fra poco arriva agosto. E ad agosto finalmente ci incontreremo io e lei a Firenze. Sì, perché non vi ho ancora detto, ma per adesso è un amore a distanza e di persona non ci siamo mai incontrati ancora. È una cosa veramente molto particolare, molto strana, incredibile e unica perché
provare una cosa così forte per una persona che non hai mai visto di persona, vuol dire che deve essere proprio una persona particolare, una persona unica. Quindi adesso vi lascio e vi auguro a tutti e a tutte di trovare anche voi il vostro grande amore. Un bacio, a presto, ciao ciao.